care. I hope you care. Ciao ragazzi, benvenuti, ciao a tutti in questa New York oggi molto nuvolosa. Ieri ha piovuto e oggi è nuvolo, quindi bah, non so come butterà. Il fatto che abbia piovuto ieri ovviamente mi ha costretto a non fare il puntatone lunghissimo, ma a ridurlo un po'. Comunque un po' di cose ve le farò vedere lo stesso. Partiamo da quando è stato venerdì che sì, ci siamo lasciati, e con Mary Libellula siamo andati verso Brooklyn Heights. Lei non lo conosceva e quindi l'ho accompagnata lì a mostrarle un po' questo quartiere che secondo me è bellissimo. E lì, vabbè, niente, lei mi ha scattato quella famosa fotografia che avete visto sul forum, nel quale in quella fotografia stavo riprendendo una pubblicità che stavano filmando lì sulla promenade appunto di Brooklyn Heights. Intanto vi metto il link, come al solito, del forum per chi volesse seguirci, per chi volesse confrontarsi, per chi volesse scrivere, insomma, leggere le cose degli altri. Insomma, questo penso che sia una cosa utile. Va bene, allora partiamo immediatamente con le immagini di venerdì e ve le faccio vedere immediatamente. Eccole qua. Qui stiamo attraversando il ponte di Brooklyn a piedi. Eccoci qua. Questa è la vista del ponte di Brooklyn e di Manhattan dall'altra parte. Sì. Allora, per quanto riguarda Shop che non ha la schermata, magari scrivete, adesso non posso scriverlo io, scrivetelo in chat, di andare nell'apposito spazio del New York City Site oppure sulla pagina di Ustream, perché sul mio sito oggi il player non funziona. Ecco, intanto questo è sempre la vista di New York dal ponte di Brooklyn. L'attraversamento a piedi del ponte di Brooklyn io ve lo consiglio, ci si mette poco, una mezz'oretta, con un passo lento, e vi offre una bella vista dello skyline di Manhattan. Questo Empire visto sempre dal ponte di Brooklyn. Ecco, qui hanno aperto di recentemente il Pier 6 a Brooklyn e dove hanno fatto una specie di parco per bambini. Purtroppo non so dove, esattamente dove sia, so che è molto lontano, per cui magari nei prossimi giorni magari un salto ce lo faccio, però non è proprio lì vicino, non è proprio in zona, bisogna andarci appositamente. Ecco, qui siamo sempre sul Brooklyn Bridge. Ecco, e qui si scende, non si fa tutto il ponte perché sennò sarebbe veramente lungo e vi porterebbe all'interno di Brooklyn. Invece sono delle scale a metà che consentono di scendere e accorciare quindi la strada. E per terra ci sono scritte queste scritte, vedete, Brooklyn Heights, e vi dice la distanza che c'è da questo punto alle destinazioni. Brooklyn Bridge Park, in quel caso, Downtown Brooklyn, vedete, uno via della 706 miglia. Ecco, qui si è appena scesi dalle scale, lì c'è una cartina in cui dice dove siete e vi mostra un po' la zona di Brooklyn. Ecco, questa è, siamo in Dumbo, è la famosa inquadratura di C'era una volta in America, per i nostalgici del film. Ecco, questo invece è un'iscrizione che si chiama To Let Flats,
Questo l'ho ripreso perché anticamente a flats venivano indicati gli appartamenti. Quello è una pubblicità di un real estate, cioè di questi che vendono appartamenti. E il fatto che sia scritto flats vi dice che appunto che è una cosa abbastanza antica, perché adesso il termine flats per appartamenti non si usa più. Allora, sto vedendo che avete delle difficoltà a visualizzare le immagini. Andate sul sito di Ustream, io in questo momento sto visualizzando Ustream e funziona tutto bene. Questo è l'inizio della promenade. E questa appunto è diciamo, la vista della skyline della promenade. E qui in fondo appunto stavano girando questo commercial, questa pubblicità. Ecco, questa è la pubblicità appunto che stavano girando e qui dove Mary mi ha fatto la fotografia mentre stavo facendo le riprese. Capita spesso a New York di vedere questi set. Ecco, questa invece è la sera, di venerdì sera abbiamo fatto una cena con i miei amici ricercatori, in un locale che si chiama Cacio e Vino, si trova sulla Seconda Avenue e tra la quarta e la quinta strada. Oddio, se andate a mangiare la pizza vi dico non c'è di meglio, ecco, diciamo che c'è di meglio, oltretutto un posto anche abbastanza caro, per cui non ve lo consiglio. Poi qui siamo andati invece in un locale nel Greenwich dove facevano musica dal vivo, però insomma sto gruppo qui francamente non mi ha entusiasmato. Ecco. Poi la cosa che a me non piace molto è il fatto che in questi locali insomma, o si va per mangiare oppure se uno vuole solo bere deve stare in piedi vicino al bar perché sono sempre molto affollati, oltretutto qui siamo nel Greenwich quindi è già la zona di per sé è molto affollata. Ecco, quindi niente, non così, c'è di meglio, ecco, diciamo che c'è di meglio. Ecco, e qui invece passiamo alla parte più lunga della puntata di oggi che si riferisce al quartiere di Chelsea e del Meatpacking. Allora, il locale si chiama Garage, ecco, per chi me lo chiede si chiama Garage. Allora, anche l'anno scorso io ho fatto vedere Chelsea e il Meatpacking, questa volta mi sono soffermato un po' di più. Perché secondo me ne valeva la pena. Non sono salito sulla High Line perché è esattamente come l'anno scorso, non è cambiato nulla, non c'è nulla di più e nulla di meno. Per cui chi è interessato alla High Line vada sulle mie puntate registrate dell'anno scorso e troverà la descrizione. Veramente non è cambiato assolutamente nulla, non hanno aperto pezzi ulteriori e quindi mi sembrava inutile riproporvela ancora quest'anno. Mentre invece adesso vi farò vedere un po' di cose che riguardano appunto il meatpacking. Meatpacking è la zona dove anticamente c'erano dei macelli e adesso questi macelli non ce ne sono quasi più. Vedete qui scritto Premium Veal, Veal sarebbe la carne di vitello, Lamb too vuol dire è anche agnello, Lamb l'agnello. Però adesso vedete sono tutte chiuse, qualcuna addirittura diroccata, e tutti questi macelli stanno trasformandosi in locali, in boutique. Ecco, vedete, sopravvive ancora qualche cartello anche se è tutto chiuso. Vedete, Naturville, Legs, cioè, vabbè, tutte le parti della carne che vendevano. E adesso questa è diventata veramente una zona molto trendy, così come dicono i newyorkesi, molto molto trendy, la parte diciamo più alla moda, ecco, tra le parti più alla moda di New York in questo momento. Però ce ne sono ancora alcune particolarità da farvi vedere. Per esempio, qui sulla 11ª Avenue, ecco, vedete quella
questa specie di accesso al molo. Questo è si chiama A Gate to Remember, si trova sulla 11ª Avenue e la 14ª strada, e su questa fascia si legge White Star ed è sovraimpresso da Curter Lines. White Star era il nome della compagnia delle grandi navi da crociera che attraversavano l'Atlantico e partivano da qua, mentre invece Cunard era il proprietario del molo che poi ha scritto il suo nome sopra, e quindi con le intemperie sono apparsi tutti e due i nomi. E in quel posto avrebbe dovuto arrivare il Titanic se non fosse successo la tragedia appunto del Titanic. Ecco, vedete, qui adesso mi sono soffermato su qualche negozio, qualche locale, perché così vi dà un'idea. E qui sopra c'è hanno costruito un albergo proprio sopra la High Line, si chiama lo Standard Hotel, un hotel molto lussuoso, molto bello. E lì sotto fanno anche del buon sushi, ecco, mi ricordo che qualcuno mi ha chiesto del sushi, e lì sotto ne fanno uno buono. E, ecco, vedete questi macelli dove ci sono questi binari dove venivano fatti scorrere i quarti di carne, le carcasse degli animali. Ecco, e poi vedrete adesso anche le costruzioni più diroccate, le stanno tutte ristrutturando appunto per aprire nuovi locali. Adesso poi lo vedrete, ne ho rinquadrato uno. Vedete tutti i negozi molto, molto trendy. Poi qui dietro c'è un altro posto che poi vedrete dopo, perché ci sono tornato ieri. Questo in tutti i boutique che hanno preso il posto appunto di questi vecchi macelli in questo quartiere di Meatpacking. Ecco, questa è rimasta solo la scritta Davis Quality Veal, appunto carne di vitello, mentre invece, ecco, vedete, dentro c'è una boutique dove vendono abiti, costumi da bagno, insomma tutto ciò che riguarda la moda. Ristoranti, vedete. E adesso qui lo vedrete, ecco questo, vedete, è proprio diroccato, vedete, una casa diroccata, però vedete che lì di fronte stanno montando un'impalcatura perché questa la ristruttureranno e qui sorgeranno anche qui nuovi locali, nuove boutique, eccetera. Questo è lo Spice Market, è un ristorante, anche questo è abbastanza la moda. Quello invece è il Gainsborough Hotel e sopra l'ultimo piano c'è il rooftop dove si può mangiare un ottimo brunch la domenica. Abbastanza costoso ma molto buono, e a fianco c'è un posto dove finito il brunch si va lì a ballare, a sentire musica, molto ben frequentato. Questo l'ho fatto vedere l'anno scorso, frequentato da modelle, insomma, bella gente, diciamo, ecco, diciamo così. Questa è la zona, diciamo proprio il centro del Meatpacking. Ecco, qui poi invece in questo momento ci sono le partite, quindi ci sono questi camioncini che fanno vedere le partite tramite quei monitor dell'ESPN, e la gente si siede lì, mangia qualcosa e si vede la partita. C'è una parabola lì a fianco per poter trasmettere appunto le partite. Ecco, arriviamo al Chelsea Market. Allora, il Chelsea Market io praticamente ci vado quasi tutti gli anni, e quest'anno devo dire che l'ho trovato, gli altri anni lo vedevo un po', come dire, un po' degradato, non mi piaceva tanto. Quest'anno l'ho trovato molto più elegante, devo dire la verità, e così mi ha dato l'idea un po' anche più pulito, più, insomma, quest'anno devo dire che mi è piaciuto. Tra l'altro hanno aggiunto dei quadri, adesso poi lo vedrete quando entriamo. E devo dire che così una passeggiata qui si può anche fare. Oltretutto ci sono questi localini dove vendono un po' di tutto, generi alimentari, sushi, lobster, diciamo aragoste, crepe, insomma ognuno di questi piccoli pane, Amis bread, ognuno di questi piccoli spazi vendono della mercanzia.
Evitate, ecco, l'unica cosa che io eviterei è proprio quella italiana, si chiama Bella Italia, poi lo vedrete, perché non è nulla di meno e nulla di più del cibo che potreste trovare in qualsiasi deli. Però, per esempio, non so, c'è il negozio di vini, ecco, quello molto ben fornito. Ecco, vedete questo, Chelsea Wine World. Ecco, vedete, hanno aggiunto di questi quadri, insomma, quest'anno devo dire la verità, mi è piaciuto. Questo è un altro negozio che offre dolci di tutti i tipi. Ovviamente sapete che le calorie qua si sprecano, a New York. Ecco, questi, vedete, è una particolarità che si vede attraverso le vetrine, coloro i quali preparano cibo. E c'è da dire che il Chelsea Market è stato di proprietà della Nabisco, la ditta dei biscotti, fino al 1997, quando poi appunto è stato trasformato in Chelsea Market. Vedete, questo è l'Amis Bread, qui si può vedere come fanno il pane. Insomma, è una cosa secondo me anche interessante. Una gittarella. Mentre si visita il meatpacking e magari si va a bere un drink da qualche parte, qui una passeggiatina all'interno del Chelsea Market io la farei. Questa è una macelleria e lì c'è la carne già pronta, vedete lì in fondo c'è il macellaio che sta preparando. Anche con una buona igiene, vedete, usa i guanti, per cui insomma anche l'igiene è abbastanza garantita. Qui vabbè, qui caffè, intanto se volete qui fanno anche caffè espresso, non so come sia perché non l'ho preso, ma ecco qui fanno sushi, vedete? Ecco una cosa particolare per quanto riguarda il sushi, parlavo ieri con una mia amica che sta qui in americana e diceva, ecco vedete questo coso di legno che adoperano per fare i rotoli di sushi, che molto spesso nei negozi che vendono sushi, non molto buoni, questo coso di legno non lo puliscono molto bene, per cui i batteri che magari ci sono dai momenti precedenti vengono trasportati sul cibo nuovo. Invece vedete che qui c'è una pellicola, per cui usano una pellicola sopra il sushi in modo che insomma, non ci sia contatto tra questo legno e appunto il riso con il pesce crudo. Quello avete visto, il Lobster Place. Lì vendono appunto il sushi, aragosta, eccetera. E poi dunque c'è da dire che qui il Chelsea Market anticamente era un deposito di treni e qui veniva caricata l'acqua per i treni a vapore e hanno lasciato così com'era questa cosa, insomma. E qui buttano le monetine, c'è un cartello che dice insomma che chi butta un po' tipo Fontana di Trevi, chi butta le monetine porta fortuna, insomma, vabbè. Ecco, questo invece vendono tutte crepe Suzette. Questo ho voluto documentarvelo perché secondo me vale la pena, insomma, attraversandolo magari vi viene anche voglia di mangiare qualcosa di queste. Ecco, questo è un ristorante thailandese, dove c'è cucina thailandese e ovviamente frequentato non solo dai thailandesi ma anche da altra gente. Ecco, qui siamo invece venuti a Bella Italia, questo io lo salterei a piè pari, proprio vedete queste cose, insomma, pasta, pollo alla bolognese, cozze, insomma, bah, non so, non mi ha dato una grande idea. Buona Italia si chiama, ecco. Authentic Italian Formaggio, autentico, secondo me, insomma, qualche riserva. Ecco, panini, adesso non so come siano quei panini, ma insomma, così a vedere a occhio non mi è sembrato un granché, ecco, diciamo così. Ecco, invece questo gelato, meno 18, dove fanno del gelato, e poi c'è anche un altro posto dove fanno, sempre lì nel Chelsea Market, dove fanno gelato, una gelateria. Ecco, se chi viene magari d'estate che voglia mangiarsi un gelato, va qui e se lo prende.
c'era abbastanza movimento, nonostante insomma siamo in un periodo così, insomma, c'era abbastanza. Qui intanto ovviamente anche i lavoratori devono mangiare, qui stavano. Questo Chelsea Market Baskets, qui fanno cestini, ma più che cestini dentro fanno cose da mangiare. Secondo me, non so, i cestini servono solo per attirare la clientela verso l'interno del posto dove fanno dolci, torte, pasticcini. Sì, vero Luca, hai ragione, quei quadri secondo me danno un colore diverso a tutto l'ambiente. Vi dico, quest'anno mi è piaciuto. Ecco, qui sono due tipi di persone in questo mondo che vanno in giro senza barba e sono i ragazzi e le donne, io ce non sono nessuno dei due. E qui niente, qui si va verso l'uscita appunto del Chelsea Market, qui si esce. Questo ho documentato questo pezzo di A-Line che va a finire dentro nel muro. Sapete che l'A-Line era una vecchia linea sopraelevata del treno del metropolitano. Vabbè. Qui invece poi mi sono addentrato in Chelsea perché ci sono alcune cose che devo farvi vedere e niente, quindi ecco, siamo arrivati a questo, è il The General Theological Seminary. Questo è un seminario dove per accedere bisogna registrarsi all'ingresso, c'è un ingresso, bisogna lasciare un documento, bisogna entrare. E questo si trova sulla 21ª strada all'altezza della Nona Avenue ed è questo grande, è un scenario nel quale c'è un grandissimo giardino interno, molto, molto tranquillo, vedete, e c'è anche una cappella molto bella, adesso poi la vedrete. Secondo me, se passate dal cielo, se magari volete riposarvi un attimo, andate qui, potete entrare, insomma, l'ingresso è gratuito, l'unica cosa che chiedono è un documento per poter entrare, vi danno un cartellino da visitatori. E si entra appunto, si vede l'interno appunto del seminario. E questo è stato fondato nel 1817, vedete, case, cioè queste costruzioni abbastanza antiche. Sì, molto molto tranquillo, ecco, sì, molto molto tranquillo. C'erano anche altre persone, insomma, altre persone americane che erano venute lì apposta per vedere questo posto, quindi io questo l'ho trovato su Forgotten New York, però credo che sia abbastanza conosciuto perché se ci vengono anche gli americani vuol dire che anche loro, conoscono questo posto. Questo è l'interno della cappella. Sono luoghi che così all'interno di New York sono un po' delle eccezioni, secondo me. All'interno della frenesia di New York sono queste aree così di pace che secondo me vale la pena scoprire. Vedete che c'è anche un bell'organo qua. Molto spesso, questo è stile gotico questa chiesa, molto spesso, vedete che anche questa è l'acquasantiera tutta in marmo, molto bella. E, molto spesso in queste chiese gotiche ci sono appunto queste vetrate colorate, dei mosaici, questo è il coro. Sono posti, secondo me, luoghi inaspettati a New York, onestamente se non si vanno proprio a ricercare non si trovano. Ecco, vabbè, qui è ancora tutto il cortile interno e qui stiamo per avviarci verso l'uscita da questo luogo di pace. Tanto sotto stanno passando come al solito le ambulanze, i vigili del fuoco. Ecco, questo è l'esterno di questa cappella.
Ecco, qui niente, invece andiamo avanti. Qui siamo sulla Sesta Avenue e vedrete che all'altezza della 22esima strada trovate un mosaico con una cappa, che adesso fra poco vedrete. Questo è un... Ecco, scusate il rumore qui di New York. Ecco, vedete, questo mosaico con la cappa. Questo emporio era il cosiddetto Eric Brothers Emporium, è stato costruito nel 1889. E la compagnia che era dentro lo chiuse nel 1911 e il palazzo passò ai commercianti di Chicago che si chiamavano J.L. Kestner Company, che fecero appunto mettere il mosaico con quella cappa. Poi dopo la Kestner Company lasciò l'edificio nel 1913, pensate, ma quella cappa e quel mosaico è rimasto ancora al suo posto. Quindi questa è una piccola particolarità. Staples, ecco, vi ho già detto che Staples è una catena che vende, è di cartoleria, che vende tutte cose che riguardano la cancelleria. Ecco, qui poi ho visto due gay che camminano mano per mano per strada, due ragazzi, e così ve li ho documentati, perché è abbastanza comune vedere a New York cose di questo tipo. Ecco, questo invece è un altro posto, si chiama The Corner, e si trova sempre sulla Sesta Avenue, all'altezza della 24esima strada, e è chiamato appunto Corner, e questa è l'ultima cosa, queste targhe sono l'ultima cosa che sono rimaste da un grande centro di intrattenimento della zona, qui del Madison Square, conosciuto come Teatro Vaudeville Coster and Bill. E niente, poi dopo qui vabbè, sono arrivati i centri commerciali, hanno cambiato tutto quanto, però insomma questa scritta The Corner, vedete che anche diciamo, il bar che è lì a fianco l'hanno chiamato appunto The Corner perché è rimasto come nome originale del luogo. Ecco, The Corner Café, vedete? Ecco, e qui finisce la cosa e torno in video io, intanto carico la successiva. Ecco, poi invece è finita questa cosa di sabato, arriviamo a ieri. Ieri molto breve ragazzi perché purtroppo vi dicevo ieri ha piovuto e quindi ci siamo messi d'accordo con Mary Libellula e una sua amica che vive qui a New York, lei è americana di genitori italiani, ma insomma lei è nata a New York, ha sempre vissuto a New York, si chiama Maria, e quindi mi è venuto in mente che ero insieme a Mary and Mary. E Mary and Mary, mi sembra, se non ricordo male, dei miei tempi di gioventù, era un gruppo musicale, si chiama appunto Mary and Mary. E quindi niente, mi è saltato in mente questa cosa. Comunque, vabbè, niente, siamo andati a farci un brunch al Pastis, che si trova sempre nel Meatpacking. E mi hanno spiegato, vi confesso che non sono un grande come dire, seguace delle serie di Sex and the City, però mi hanno detto che questo pastis è il posto dove le quattro ragazze di Sex and the City si trovavano per andare a mangiare, a fare il brunch, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quindi è un piccolo angolo rosa, come dice Mary Libellula. E quindi adesso ve lo mostro, vi faccio vedere. Ecco, vabbè, intanto ve lo faccio vedere e poi vi spiego anche un'altra cosa. Facciamo partire subito. Questo è l'interno del pastis. Così vi mando domani mattina. Allora, ciao ciao! Ecco, qui abbiamo fatto un brunch buono, insomma, io ho preso come al solito uova, pancetta. Ecco, questo invece è un posto lì vicino dove... Diciamo, è il precursore di Coyote Ugly. Vedete, sono un sacco di reggiseni appesi perché le ragazze che vengono qua, insomma, vengono invitate a togliersi il reggiseno e a lanciarlo e a metterlo lì. Il posto si chiama Hogs and Heifers e mi ha spiegato questa ragazza americana che vuol dire Hogs serve per maiali, però vengono indicate tutte le cose grosse, tipo anche le moto grandi vengono chiamate Hogs and Heifers, che appunto cose che riguardano le cose grandi, ecco, diciamo questa cosa qua. Ecco, poi lì vicino invece siamo sempre nel Meatpacking qua e ho visto questa galleria aperta, sono entrato e ho trovato queste sculture fatte con i copertoni delle moto, delle macchine, adesso non so bene se fossero di moto o di macchine, però è molto originale, quindi qui è pieno di gallerie fatte in questo modo. Appunto queste sculture, questi quadri tutti strani, opere strane, per cui mi è venuto in mente che potevo documentarvelo. Molto particolare.
Qui siamo sempre nel Meatpacking, a fianco a, diciamo, zona Gainsborough Hotel, questa zona qua. Vedete, tutto fatto con i copertoni, molto originale, devo dire. Ecco, anche questo quadro di questo sassofonista ha fatto tutto con pezzettini di plastica nera appiccicata, tipo mosaico. Questo è molto Andy Warhol, cioè queste Merlin fatte in questo modo. E poi c'è, vedete, adesso ecco, vedete, questa macchina vera, che sembra però una miniatura, c'è anche il cartellino col prezzo. Spesso nei negozi di souvenir vedete questi taxi ridotti con il prezzo. Quello era grandezza naturale, praticamente. Questo è l'indirizzo, ragazzi, non ve lo so dire. Comunque è lì nel, proprio a fianco a, lo trovate sicuramente questo posto, lì a fianco a... al, diciamo, a, dove si trova il Gainsborough, ecco, girate l'intorno, lo trovate sicuramente. Vedete questo barattolone con questo pennello, ecco, niente, e qui torno in video io. Ecco ragazzi, purtroppo la giornata di ieri nella quale ha piovuto mi ha segato un po' le gambe, nel senso che avrei voluto farvi vedere molto di più, ma purtroppo non ho potuto fare molto di più di quello che avete visto oggi. Quindi per forza di cose la mia puntata finisce qua. Oggi ci sarà la partita e mi ha telefonato ieri un altro utente del forum che ha il nick che è Conte Dracula, col quale ci conosciamo da tempo eccetera, e mi ha telefonato e mi ha invitato ad andare a vedere la partita insieme a lui a Little Italy, in un ristorante italiano, per cui oggi andremo lì a vederci la partita insieme a tutti gli italiani scatenati. Io mi porto la telecamera ovviamente, vi annuncio già cosa vedrete domani, girerò lì intorno nella zona dell'East Village e poi quindi ho già dei punti da andare a riprendere, da farvi vedere, sempre presi da Forgotten New York, e poi mi unirò a lui, andremo a questo ristorante a vederci la partita e poi non so cosa succederà, poi questa sarà la sorpresa per domani. Va bene ragazzi, questo abbassamento di voce, questo è tutto per oggi e niente, io come al solito vi saluto, vi do appuntamento domani, vi ringrazio di essere stati qui con me oggi e vi saluto con il solito e grandissimo ciao.